Benvenuti amici telespettatori di Videonola, benvenuti appassionati del trofeo Jack per questa nuova giornata di campionato, la nona che vedrà affrontarsi Roma e Olympique Marsiglia, due squadre che viaggiano chi nella parte centrale di classifica, chi in quelle del retrovie. L'Olympique Marsiglia, lo ricordiamo, è ultima, mentre la Roma, dopo la brutta sconfitta contro il Valencia di 7 giorni fa, cerca di trovare nuovi stimoli per raggiungere una vittoria importantissima contro l'ultima della classe, che consentirebbe così alla squadra di Patron Cassese e Giampaolo di portarsi in acque più tranquille, nonostante le importanti defezioni che ci sono oggi nella squadra, e guardare con un occhio più tranquillo al calciomercato, dove si vociferano nuovi acquisti importantissimi, tra i quali Gianmarco Manzi e Giuseppe Brancato dell'Everton, che potranno portare quasi sicuramente una nuova linfa alla squadra. Ma noi non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alla lettura delle formazioni. Mister Giorgio Lisio ha convocato oggi Amedeo Tortora portiere, Giandomenico Piccolo, Giampaolo Cassese, Aniello Cassese, Antonio Litto, Fabio Buglione e Francesco Simonelli. L'Olympique Marsiglia di mister Giuseppe Esposito invece, attenzione, vediamo qui entrare in ritardo, incolpevole in ritardo, mister Lisio acclamato dai suoi giocatori. Bellissime immagini queste, bellissimi momenti di sport. Vediamo poi mister Lisio quale quintetto sceglierà di schierare dal primo minuto. Dicevamo comunque, chiediamo scusa agli amici dell'Olympique Marsiglia che ora vanno a battere il calcio d'inizio di questa partita, che si schierano in campo con Umberto Gallo Tafiore, il portiere, poi Onofrio Pisco, Vincenzo Moggio, Giovanni Zino, Carmine Parente e Pellegrino Perna. Attenzione ora alla Roma, che prova subito il tiro in porta con Nello Cassese. Attenzione poi alla battuta sul calcio d'angolo, Buglione arriva in ritardo, incolpevole ritardo su questa rimessa laterale. Nel frattempo Prisco va via col numero 9, subisce fallo, randellata di Capitan Patron, come vogliamo definirlo, Giampaolo Cassese. Punizione già battuta. Ancora un 1-2. Con Prisco, attenzione all'imbucata. Non va. Batte Buglione. Lancio lungo a cercare Cassese, Giampaolo. Troppo tesa la sciabolata del numero 2 della Roma. Riparte l'Olympique. Parente, Pellegrino Perna, poi cercava l'imbucata ancora con Prisco, indietro ancora al numero 4, ancora Onofrio Pisco, cerca di andare via, attenzione, l'1-2 in aria e la parata miracolosa di Tortora. Attenzione al 3 contro 2, ora rinviene per un giocatore dell'Olympique, Cassese sceglie di ragionare, di servire Cassese, Nello, il cui tiro era indirizzato all'angolino, deviazione fondamentale mi sembra di Parente, che la mette sopra l'incrocio di palle, deviazione che poteva anche ingannare l'estremo difensore Gallo Tafiore, poi calcio d'angolo, non si risolve nulla. Parente, Pellegrino, ancora Parente, attenzione, il break della Roma, Buglione è fermato poi da Moggio. Attenzione al tiro dalla distanza di Nello Cassese, stringe troppo l'angolo di tiro, poi ci ritenta Gallo Tafiore con un piede. Importante il suo intervento. Roma che si è schierata in campo con Tortora tra i pali. Vediamo le formazioni, quali sono le disposizioni. Tortora tra i pali, poi i due fratelli Cassese, Nello e Giampaolo. Simonelli, riferimento avanzato, con Buglione che ha libertà di offendere. Mentre Olympique che si è schierato con Gallo Tafiore nei pali. Poi Prisco, Moggio, Perna e Parente, con il numero 9 dell'Olympique che sembrerebbe essere il riferimento più avanzato
per gli uomini di Esposito. Attenzione a questo break, proprio lui e con l'esterno destro la piazza nell'angolino alla sinistra di Tortora, dove l'estremo difensore della Roma non può arrivare. 1-0 Olympique quando siamo già nelle prime battute di gioco e Mister Lisios certamente non sarà contento. Si ricomincia per la Roma ad orchestrare azioni d'attacco. Simonelli, tiro velletario il suo, poi ci crede, commette fallo, però attenzione al numero dei falli che sembrerebbe già cospicuo, e questo qua già il terzo fischiato, anzi no, è un fallo a favore della Roma, subito fallo, il numero 8 della formazione capitolina. L'arbitro indica il punto di battuta. Ecco la punizione in seconda, Buglione perde il tempo e Galotafiore non si fa sorprendere. Attenzione a questo intervento sommario di Cassese, Nello che per non correre rischi non va per il sottile e mette in fallo il laterale. L'Olympique può respirare, nel frattempo Giorgio Lisio di fuori dell'area tecnica chiede intensità ai suoi. Attenzione a questa palla che sbuca, Tortora esce dai pali, non va per il sottile Nello Cassese. Cerca subito di mettere in moto Simonelli, provvidenziare l'uscita di Galotafiore. Palla rimessa ora in moto, l'Olympique gestisce ancora, perna. Va via sull'esterno, si rivolge a Prisco. Ancora Prisco che danza sul pallone col mancino, poi non riesce a intercettare la stessa sfera Parente. Attenzione a questa dormita difensiva della Roma, ci deve mettere una pezza Tortora, reattivo qui sulla conclusione, calcio d'angolo subito battuto, Cassese stop di petto elegante verso il fratello Nello, ancora una verticalizzazione a cercare il numero 11, il capitano, lancio troppo lungo da parte di Nello Cassese, bisognerà ricominciare all'indietro. Roma che ha il bandolo della matassa e qui clamoroso ciò che spreca Giampaolo Cassese che tira addosso il portiere, il più facile dei gol, e qui non è stato certamente cinico il capitano della formazione capitolina. Attenzione a quest'altro calcio d'angolo ottimamente battuto però da Giampaolo Cassese, leggermente in ritardo Simonelli, attenzione poi a Prisco, il break! Incredibile qui cosa ha sprecato anche l'Olympique. Una palla sì difficile da gestire, ma è andato vicinissimo al 2-0 la formazione francese. Buglione qui recupera palla. Guadagna intelligentemente una rimessa. Si appresta a batterla con Giampaolo Cassese, il servizio per Buglione, leggermente in ritardo, il numero 2 della Roma, si riprende con una rimessa subito battuta, ancora Buglione, può tentare il tiro, attenzione, va via sull'esterno, lo prova, e la palla finisce nuovamente fuori, importante l'intervento di Galotafiore, calcio d'angolo al centro, non ci arriva Simonelli, ricomincia ancora una volta Onofrio Prisco, riesce ad andare via. Il rimpallo poi favorisce i giocatori dell'OM che comunque non riescono a tenere in campo il pallone. Si riprenderà con una rimessa di Capitan Cassese. E qui palla difficile, cercava di servire Buglione che non è riuscito ad arrivare sulla sfera. Ancora Prisco, poi Parente, palla che finisce al lato. Rimette subito in moto i suoi Tortora. Ottimo l'inizio di gara di Tortora. Non poteva far molto sul gol, però un paio di interventi importanti per il numero 1 capitolino. Prisco cerca il suggerimento intelligente per Parente. Nel frattempo vediamo che si riscaldano sulla panchina le due sostituzioni della Roma, Gian Domenico Piccolo e Antonio Litto. Nel mentre Buglione cerca di impostare, di far ragionare i suoi. Attenzione a Cassese,
ancora una palla all'indietro, mantiene la posizione Parente, marcato a uomo da Cassese, che non lo fa girare, si riprenderà con una rimessa dal fondo. Attenzione al tiro dalla distanza, qui rimpallato da Buglione. Cassese può volgere l'azione da difensiva a offensiva, però nulla di fatto anche questa volta per la formazione giallorossa. Perna, un tunnel, attenzione ai danni di Simonelli, deve metterci una pezza. Fabio Buglione che manda a quel paese il suo compagno, vuole più attenzione in fase difensiva, il numero 2 giallorosso. Nel frattempo ancora una deviazione di Simonelli, si riprenderà con un calcio d'angolo. Palla giocata all'indietro, attenzione al tiro! Che finisce a fil di palo, Parente aveva quasi indovinato l'angolino, mentre primo time out della partita, Giorgio Lisio striglia i suoi, non è contento di come sta giocando la squadra evidentemente, Tortora professa incolpevolezze, cerca di gestire i suoi, e Giorgio Lisio ha molto da dire a Simonelli. Mentre i ragazzi dell'Olympique sono soddisfatti, uomini contati in casa francese, però buone le ripartenze, clamorosa quella sprecata da Prisco. Però partita viva, 1-0, Giorgio Lisio carica i suoi, dice di parlare poco, e di ragionare, di usare la testa, vediamo se ne ha approfittato per cambiare anche qualche pedina nel frattempo. Sembrerebbero i stessi 5 in campo per la Roma, ovviamente vale lo stesso per l'Olympique che non ha giocatori disponibili lì sulla panchina. Nel frattempo attenzione a Fabio Buglione, può portare la situazione di parità di nuovo viva. Ancora Cassese, Nello spreca tutto calciando alto, Roma che vuole farsi vedere subito dalle parti di Galotafiore. Giampaolo Cassese verso il fratello Nello, ancora intesa tra i due, il tiro esterno della rete, anzi montante esterno della porta di Galotafiore, con il tiro che si spegne sulla sua sinistra. Qui Prisco difende palla, la guadagna di nuovo però Cassese, non c'è fallo, Buglione tenta il tiro che finisce alle stelle, non può totalmente impensierire Galotafiore e si ricomincerà di nuovo con una rimessa dell'estremo difensore. Parente, Perna che subisce il pressing di Simonelli. Onofrio, Prisco che la gestisce di nuovo verso il suo portiere, deve liberarla subito, 4 secondi, ricordiamo la regola del trofeo Jack. Il portiere deve liberarsi del pallone entro 4 secondi, attenzione ora Simonelli che può gestire questa palla, è sull'auto di sinistra, fermato ottimamente da Perna, guadagna anche una rimessa, attenzione ora al break della Roma, Cassese, salvataggio importantissimo da parte dell'Olympique Marsiglia che contiene l'avanzata capitolina, ora Cassese ancora, palla che però finisce alta. È andato ad ingaggiare duello il capitan Cassese con un suo diretto avversario, dovrebbe essere stato Moggio, così è, battuta ora la sfera, va via Parente, ferma tutto Buglione però, Nello Cassese, ancora Nello verso il fratello Giampaolo, non riesce però, attenzione a questa palla che poi è stata prendere di nessuno per qualche secondo, poteva favorire la Roma che riconquista ancora una volta palla, Simonelli cerca di liberare il mancino, si rivolge a Buglione, ancora palla messa al centro, cerca la giocata spettacolare, capitan Cassese, anzi no, era Nello Cassese, giocatore più talentuoso della formazione capitolina oggi, ci si aspetta molto da lui che indossa il numero 10 sulle spalle. Nel frattempo riporta azioni d'attacco l'Olympique, c'è fallo.
Fischietta un'irregolarità. Ancora Parente. Palla giocata verso Simonelli che cerca Nello Cassese. Nulla di fatto, ricomincia ancora una volta l'Olympique. Ancora i francesi possesso di palla. Qui ci va Leggero Perna. E si ricomincerà ancora una volta con una rimessa laterale subito battuta da Tortora. Buglione avanza, tenta il tiro. E qui incerto Galeo Tafiore. Non è deciso nell'intervento sul pallone. Battuto ora il calcio d'angolo. Galeo Tafiore spazza con i pugni. Qui invece Prisco non riesce a controllare tranquillamente la sfera. Commette un fallo di mano su cui l'arbitro decreta un calcio di punizione alla battuta Fabio Buglione con il suo numero 2, come potete vedere dai nostri teleschermi, con la partita che dal centro sportivo Maracanà fa registrare sempre un 1-0 per i francesi. Attenzione alla battuta di Buglione, deviazione fondamentale di Prisco. E Nello Cassese va lì sulla bandierina. Palla ancora verso Buglione che cicca clamorosamente, attenzione al contropiede, chiude tutto Giampaolo Cassese. Palla ancora messa in moto dai giocatori dell'Olympique. Simonelli chiude tutto, attenzione Cassese, Cassese il tiro! Ed ancora un intervento importantissimo di Galeo Tafiore. Palla messa sul secondo palo, è libera ancora una volta Nello Cassese! Apre troppo l'angolo di tiro che non trova la porta di Galeo Tafiore. Roma che comunque è propositiva, meriterebbe il pareggio per quanto ho fatto vedere in questa fase di gioco. Qui ancora una volta Nello Cassese commette fallo. Punizione per l'Olympique già battuta, attenzione che la Roma non, forse non è totalmente disposta bene in campo, non è partita la rotazione della linea difensiva. Ancora qui un rimpallo vinto dall'Olympique, palla che finisce pericolosamente nei piedi di Perna. Una serie di rimpalli che favorisce l'Olympique, ma deve uscire per non creare altri problemi Tortora. Calcio d'angolo. Anzi no, era una rimessa a favore della Roma che è stata battuta tra Nello Cassese e il portiere a metà Tortora. Attenzione qui alla sponda di Simonelli, buona l'idea, non trova nessun appoggio, Buglione da troppo indietro, addirittura Buglione che esce a portare pressing, lui che è il perno difensivo della linea arretrata della Roma. Qui il numero 2 riguadagna ancora una volta la sfera. Nello Cassese cerca un'idea, si rivolge a Simonelli, ha un po' di spazio, potrebbe provare il tiro, lo prova, lo fa in questo momento, rimpallato però ancora Buglione che cerca l'1-2, ancora un break dell'Olympique, fasi convulse, ancora importante in fase difensiva Giampaolo Cassese, qui cerca di uscire con un numero, palla al piede, non gli riesce, rimessa laterale. Olympique che ora gestisce la palla con Onofrio Prisco, attenzione che Mancino può liberare il sinistro, è così infatti, lo prova. Il pallone non impensierisce Tortora, però c'è stata deviazione calcio d'angolo. Si porta sul pallone Parente, che la rimette subito infatti verso il numero 9, il suo compagno tenta un numero, ancora vince un contrasto, spreca malamente qui Parente però, mandando alle stelle. Tortora rimette in gioco, Cassese riesce ad andare via, non senza difficoltà, poi palla contesa tra lui e il numero 4 dell'Olympique. Perna riconquista palla ancora una volta Nello Cassese. Ci deve mettere il piedone Parente. Rimessa laterale, ora battuta da Giampaolo Cassese. Simonelli allo spazio sul mancino, mette la palla in mezzo, ancora un miracolo. E poi arriva Buglione che ristabilisce la parità nel risultato. Va in rete la Roma. 1-1 tra la squadra capitolina e l'Olympique Marsiglia. Ha segnato Fabio Buglione con il numero 2. La Roma stava raggiungendo da qualche minuto di gioco importanti risultati lì davanti. La sua attenzione qui, scusate se mi interrompo, la sua proiezione offensiva, dicevamo, si stava facendo asfissiante
per Galatasaray e la sua linea difensiva. Hanno cercato la rete, l'hanno trovata con Buglione. 1-1 tra Olympic e Roma. È proprio la squadra francese che ora non è doma, vuole riportarsi subito in vantaggio. Garotafiore, perna. Gioca ancora verso il suo estremo difensore, Moggio. Riesce a girarsi bene, attenzione, un po' di spazio, libera verso perna, può liberare il destro. Buona la risposta di Tortora, attenzione ancora al tiro dell'Olympique. C'è poi una serie di rimpalli che favorisce l'inserimento di Parente, che spalle alla porta, la piazza nell'angolino alto alla destra di Tortora. Non poteva fare nulla qui l'estremo difensore della formazione capitolina. Così Prisco riporta in vantaggio i suoi. C'è una sostituzione nel frattempo nelle file della Roma. Entra Litto col numero 4. Prende fiato così Simonelli. Nel frattempo Buglione si libera bene. Attenzione, ora Roma è scoperta, 2 contro 1. Attenzione a questa palla, miracolo di Tortora qui. Miracoloso Tortora nella circostanza, 2 contro 1 che poteva essere letale per la Roma con l'Olympique, che poteva portarsi sul 3-1 e mettere una seria ipoteca su questo primo tempo. Ancora i francesi che cercano di farsi vedere in avanti. Giampaolo Cassese, il capitano, cerca di dare la scossa ai suoi. Antonio Litto, Nello Cassese, ancora indietro verso Giampaolo Cassese. Sbaglia però qui tutto, scusate, era Fabio Buglione, poi un fallo di mano. L'arbitro ravvisa l'irregolarità, scusate. È proprio il numero 2 che cerca la conclusione diretta in porta. Non va per il sottile Galatasaray. Ancora un calcio d'angolo per la Roma. Attenzione alla palla messa in mezzo. Clamoroso, cosa si divora qui Buglione, che manda alle stelle il più facile dei gol. Ci ha ricordato qui forse un po' Callejon in Atalanta-Napoli di qualche settimana fa. Nel frattempo è ancora la Roma che guadagna una rimessa con le mani. Litto, Cassese, palla che rimane lì. Arriva Nello Cassese a cercare di ridare profondità alla manovra, però un disimpegno errato fa guadagnare all'Olympique un importante calcio d'angolo. Lo battono corto con i francesi. Palla subito riconquistata dalla Roma. Litto, una verticalizzazione verso Nello Cassese, che però era più avanti rispetto alla traiettoria del pallone, e l'Olympique ricomincia dai piedi di Prisco. Sbagliato qui il passaggio, però Giampaolo Cassese, il tiro di Nello Cassese su cui deve superarsi Galatasaray. Ancora calcio d'angolo per la Roma, che vorrebbe concludere questo primo tempo almeno sul punteggio di pareggio. Antonio Litto che cerca una verticalizzazione, palla poi messa fuori. Infortunio occorso a un giocatore dell'Olympique che ha ricevuto una brutta pallonata lì dove non batte il sole. E nel frattempo poi, che dopo essersi ripreso, riconquista la palla alla Roma. Sportivamente l'Olympique la rimette sui piedi di Tortora. Roma che ora cerca di farsi vedere ancora una volta in avanti. Ancora la palla riconquistata dalla Roma, attenzione, il tiro! E Nello Cassese riacciuffa per la seconda volta il pareggio per la Roma. 2-2 tra la formazione giallorossa e l'Olympique Marsiglia. Qui break offensivo prezioso con il pressing portato avanti dagli uomini della Roma, che consente un rapido recupero del pallone che ha premiato gli uomini di Mister Lisio.
e ha portato di nuovo il punteggio di questa partita sulla parità. Nel frattempo vediamo l'Olympique che si riporta nuovamente in avanti, fallo qui su Parente, fa valere i muscoli la Roma. Punizione pericolosa per l'Olympique, palla direttamente sulla barriera però. Parente batte verso Prisco, ancora una palla riconquistata dalla Roma, attenzione Nello Cassese, Fabio Buglione ce l'ha sul destro, palla alta sopra la traversa, non rischia nulla Galatasaray. Prisco, Moggio, palla di difficile gestione per l'Olympique, già battuta la rimessa da parte della Roma, il numero di Giampaolo Cassese, palla troppo lunga però per essere riconquistata dal capitano giallorosso. Nel frattempo qui incomprensione tra il Cassese con la maglia numero 10, attenzione buona la triangolazione tra Giampaolo e Nello Cassese con il numero 10 che non riesce ad arrivare sul pallone, ancora un 1-2, chiude tutto benissimo l'Olympique, poi Buglione è costretto a calciare dalla distanza. Riconquista ancora una volta palla la Roma, anzi no, ancora Prisco che cerca di andarsene via sull'out di destra. Rimessa dell'Olympique, cerca il tiro dalla distanza a Moggio, aveva una mezza idea di provarlo. E nel frattempo finisce con il duplice fischio dell'arbitro questo primo tempo di Roma Olympique Marsiglia, gara tutto sommato equilibrata, anche se forse ai punti la formazione capitolina avrebbe meritato qualcosa di più. Giorgio Lisio fa i complimenti ai suoi, mentre Mister Esposito ha qualcosa da ridire alla fase difensiva dell'Olympique che poteva meglio gestire qualche situazione difensiva. Nel frattempo noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pausa, restate con noi.